Io un saluto a tutte le autorità presenti, a tutte le associazioni con voi presenti e ai loro presidenti. Un saluto particolare voglio dare a Nello Mussini e a Dante Mascarin, che sono testimonianza vivente degli anni della Resistenza, ancora qui per noi. Ed è veramente per me un'emozione averli accanto in questa giornata. Celebriamo oggi in questa piazza il 66esimo anniversario della Liberazione. Quest'anno questa commemorazione assume un significato ancora più importante, più imponente, essendo il 2011 l'anno in cui festeggiamo i 150 anni dell'Unità d'Italia. Sono ancora ben evidenti nelle nostre piazze e nelle nostre case le bandiere dei tre colori, segno che i concordiesi vogliono appartenere all'Italia, alla propria patria, ma soprattutto vogliono riconoscersi nei valori insiti nel tricolore: unità, indipendenza, uguaglianza, umanità e soprattutto libertà. Sono i valori che hanno sostenuto le battaglie risorgimentali di chi ha voluto l'Italia unita e sono gli stessi valori che hanno condotto uomini, donne, ragazzi, soldati, sacerdoti, lavoratori, operai, contadini, socialisti, cattolici, comunisti, in un'altra fase risorgimentale, la Resistenza, insorgere per risorgere. Siamo certi che non ci sia più bisogno di resistenza? Siamo certi che l'Italia che i padri costituenti avevano in mente e che desideravano sia questa? Siamo certi di non scivolare verso un degrado politico, culturale e sociale? Ci rendiamo conto di quanto l'indifferenza e la diffidenza stiano condizionando il nostro carattere nazionale? Siamo coscienti che prima debbano essere rispettate le regole della giustizia sociale e collettiva piuttosto che il bene e gli interessi personali? Siamo certi che non ci sia più bisogno di resistenza? Ricordare, resistere, risorgere, tre parole, tre verbi da tenere ben presenti. Ricordare, è doveroso celebrare oggi tutta quella gente che seppur con diverse idee politiche o fede religiosa, di diverse classi sociali che avevano deciso di impegnarsi in prima persona, rischiarono e sacrificarono la propria vita per porre fine al fascismo e fondare l'Italia, una democrazia basata sul rispetto dei diritti umani, della libertà individuale, senza distinzione di razza, di idee, di sesso e di religione. Resistere, perseverare a mantenere alta l'attenzione, soprattutto nei confronti dei giovani, nell'educare i valori primari della nostra Repubblica, al rispetto degli stessi, perché non vengano sopraffatti dal nichilismo, ospite inquietante che aleggia nella nostra collettività. Ai guasti di un pericoloso sgretolamento della volontà generale, al naufragio della coscienza civica nella perdita del senso del diritto, ultimo estremo baluardo della questione morale e dovere della collettività, resistere, resistere e resistere, come su un'irrinunciabile linea del piave. Sono parole pronunciate da Francesco Saverio Borrelli all'apertura dell'anno giudiziario nel 2002. Sono parole che sono ancora contemporanee, secondo me. Risorgere. C'è bisogno di un grande sforzo collettivo, una comune assunzione di responsabilità per diffondere tra noi un più forte senso di identità e di unità nazionale, partendo anche dalla nostra piccola, grande concordia. Queste devono essere le importanti premesse per un confronto libero e lungimirante che ci veda tutti disposti a raccoglierci in maniera unitaria, perché di questo ha bisogno oggi il Paese, perché di questo ha bisogno oggi l'Italia. Non limitiamoci oggi solo a ricordare i partigiani e tutte quelle persone che hanno lottato per la democrazia e per la libertà. Questo giorno di festa per la Liberazione
Viviamolo, investiamolo per il futuro dell'Italia, da nord a sud, affinché si possa ritrovare lo spirito di unità e coesione, affinché le istituzioni, tutte le istituzioni, e i suoi rappresentanti, tutti i suoi rappresentanti, possano riappacificarsi con la missione consegnata da quelle persone, da quelle staffette partigiane che si sono sacrificate sognando che i loro figli e le future generazioni potessero vivere in un bel paese sereno, pacifico e solidale. Viva la Resistenza, viva il 25 aprile, viva l'Italia libera e unita. Grazie a tutti per la presenza.